Wow, come creare dei grafici perfettamente belli e buoni. Questa è una guida completa in poco tempo, in 5 minuti. Poi non vi preoccupate che in descrizione vi linko quella super euforica e già che ci siamo, vi linko anche la guida completa. Non perdiamo tempo e buttiamoci in paint. Questo mi vuole, perdonatemi. Allora, per creare dei grafici, semplicemente andiamo in progettazione. Inserisci, scusate, aggiungiamo una tabella. Qui adesso possiamo aggiungere una tabella, tra virgolette, semplice. Quindi facendola qui, quindi facendo inserisci tabella qui, mettiamo il punto tipo 9x2, una tabella 9x2, quindi 18 colonne. Qui possiamo mettere lo sfondo, selezionare il tipo di tabella che vogliamo. In questo modo la possiamo anche allargare volendo. Oppure possiamo inserire un altro tipo di tabella, quindi disegnarla a mano, quindi con una matita tipo, in questo modo, e mettere tipo dei trattini in questo modo. Ed ecco qui, l'abbiamo disegnata adesso noi a mano. Quindi possiamo orientare i margini, vedete, capovolgerli praticamente. Possiamo aggiungere tipo 10 cm di margine. Ed ecco qui, vedete che c'è un po' di margine, che sarebbe questo sotto. Quindi praticamente qui non si può più scrivere. Cos'altro possiamo aggiungere riguardo le tabelle? Ah, possiamo disegnarle uno con un foglio di calcolo su Google, Excel, su Google Excel, su Word Excel, come si dice? Microsoft Excel. Tipo, ne prendiamo una, facciamo. Usciamo da sta qua. Che casino, mio Dio, ok. Eccola qui che ce l'ha creata. È un po' piccolina, si vede un po' poco, però noi ce la spostiamo, che ne so, un po' più in basso. Ed ecco qua. Qui cos'altro possiamo fare? In tabelle possiamo aggiungere delle tabelle veloci già precaricate, tipo possiamo aggiungere una tabella tipo di un mese, tipo maggio. Che aspetta, che mese ha preso? Fatemi controllare che ha preso. Marzo, aprile, maggio. Ha preso un maggio antichissimo, però va bene. Forse maggio 2019, visto che sto usando Word 2000, ah, 2016, maggio 2016, 2017. Boh, e formattare. Non so che cos'è sta roba, però va bene. Qui possiamo selezionare i bordi della tabella, vedete che cambia. Metterli anche colorati, vedete che bell'effetto. E quindi nulla di più semplice che fare questo. Possiamo mettere il contorno fatto con una penna, tipo, faccio vedere. Tipo possiamo disegnare il contorno, ecco qua, vedete? Tipo mettiamo così dritto, non me lo fa fare cavoli. Certo, ho messo bianco, che vuoi Luigi? Arancione? Non so perché non va. Ah sì, già l'ho preso. Prendiamo un nero che si vede su tutto. No, non si vede, cavoli. È un bug, baghettino. Però leviamo adesso. Dio mio, layout, dov'era? Vabbè, inseriamo un'altra tabella, ecco qua. E leviamo. Come si va a levare la penna? Vabbè. Ecco qua, formattazione a corte, eccolo qui. Qui possiamo selezionare anche il tema. Che già abbiamo visto. Bene, bene, bene. Io vi linko in descrizione, non so se già ve l'ho detto. Anche la. Vabbè, già ve l'ho linkata come sono stupido. E niente, niente, niente. Vi faccio vedere. Vabbè, diremo di chiudere qui. Io vi ricordo che in descrizione vi linko la guida completa, come si fa questa cosa. E io vi do un appuntamento alla prossima. Thank you.